lo schema concettuale in cui la tecnologia presente è fatta muove dal concetto che gli atomi vanno trattati uno alla volta e quindi sono indipendenti, come gli individui nella società liberale, sono indipendenti. Quindi per muoverli uno li deve muovere uno alla volta, li deve andare, la comunità degli atomi non esiste. Nel gergo tecnico questa proprietà che gli atomi si muovono tutti insieme in modo coordinato si chiama coerenza. La maggior parte degli scienziati è digiuna ad una resistenza ad accettare l'idea della coerenza. Anche la fusione fredda, che si fonda e utilizza massicciamente l'idea della coerenza, cioè si fonda sul concetto che un milione di bambini, se mettono in fase i loro sforzi, possono accoppare Rambo. Invece l'idea della fisica non coerente è che ogni atomo è un piccolo Rambo in sé. Ecco, questa è la transizione concettuale da farsi. Ovviamente all'interno di ognuna di queste due ideologie i problemi sono visti in modo diverso. Quindi all'interno della ideologia della non coerenza si dà per scontato che per ottenere un certo risultato, in una situazione in cui gli atomi sono trattati indipendentemente l'uno dall'altro, ci vuole un sacco di energia. La fusione nucleare in che consiste? Allora, assumiamo il punto di vista degli individui. Pigliamo proprio due nuclei leggeri di deuterio. Il nucleo di deuterio è fatto da un protone e un neutrone. Facciamoli incontrare in modo da formare un nucleo di elio, due protoni e due neutroni, il quale ha meno energia della somma delle energie separate dei due. Quindi questa differenza viene rilasciata all'esterno in forma di energia e questa energia può essere catturata. Però esistono due grossi problemi. Primo problema, i nuclei sono carichi positivamente. Allora, come fanno a non respingersi? Secondo problema, dato e non concesso che questa resistenza viene superata, questa energia in più che deve essere rilasciata, in che forma è rilasciata? Se il frammento emesso è un neutrone, il neutrone attiva la materia circostante e la rende radioattiva. I neutroni sono pericolosi. Se per caso è un protone, il protone non è pericoloso perché siccome è una carica viene frenato dalla materia. Però il suo partner, il trizio, fatto da due neutroni e un protone, è un nucleo radioattivo. Quindi non è vero che la fusione nucleare è pulita, è sporca perché il trizio è radioattivo. Il neutrone è pericoloso in sé perché rende radioattivi gli altri. E anche in un caso su un milione in cui il proiettile emesso è un fotone, questo fotone di alta energia, quando colpisce i nuclei circostanti, li rende radioattivi. Quindi, in ogni caso, noi abbiamo un aumento di radioattività circostante, persistente. La fusione calda rappresenta l'energia del futuro nel senso che non avrà mai un presente. Nel processo di fusione fredda, invece, si utilizza il criterio della coerenza. Cioè, che vuol dire? Vuol dire questo, che se io, anziché avere due, cioè non ho più l'individuo, ma prendo una folla, una comunità, allora si può dimostrare in teoria quantistica dei campi il seguente teorema. Se la temperatura è al di sotto di una certa soglia e la densità degli atomi è al di sopra di una certa soglia, questa folla diventa un corpo di ballo, cioè gli atomi cominciano a muoversi in fase al ritmo della musica, tra virgolette, cioè di questo campo elettromagnetico, e si muovono tutti in fase e questo determina un'attrazione collettiva. Questo però accade solo al di sopra di una certa densità, quindi di questo processo nel rapporto a due corpi non c'è traccia, è un processo intrinsecamente collettivo. Allora che cosa succede? Che se il plasma di nuclei di deuterio eccede questa soglia, tra di loro si sviluppa un'attrazione che sopraffà, che compensa la repulsione elettrostatica. Per cui alla fine abbiamo che cariche dello stesso segno si attraggono invece che respingersi. Perché? Per un fenomeno dinamico, non statico, cioè staticamente si respingono, ma se la loro densità supera una soglia,
si determina un'attrazione e questo rende possibile l'incontro e la fusione, che avviene adesso su un piano collettivo, non più individuale. Gli elettroni stanno in mezzo, un nucleo sta da qua, un nucleo sta da qua e gli elettroni in mezzo prendono un nucleo per un orecchio, l'altro nucleo per l'altro orecchio e li avvicinano. Cioè io faccio delle volte la metafora di due candidati fidanzati che se riuscissero ad arrivare in intimo contatto darebbero luogo a un rapporto passionale, però hanno dei caratteri antipatici per cui non riescono. Allora che succede? Una vecchia zia si mette sul divano, si siede al centro, ne piglia una a sinistra, una a destra, quando li ha fatti sedere vicini, con abile manovra si toglie di mezzo e i due stanno in intimo contatto. È stato superato e il problema è la fusione analoga. Ci vuole una matrice metallica, perché se no la densità critica non si raggiunge, una matrice metallica che è quella più conveniente di tutte, il palladio. Il metallo palladio assorbe un mare di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, e qua è stata la genialità di Fleischmann. Fleischmann era un esperto proprio di questo campo, caricamento di idrogeno in metalli. Lui ha trovato un modo per aumentare il 50% ancora questa quantità e raggiungere così la soglia critica. L'equilibrio è raggiunto quando per ogni 3 atomi di palladio ce ne sono 2 di deuterio, quindi il rapporto che si chiama stechiometrico è 2/3. La soglia per far scattare la fusione nucleare è 1, cioè ci vogliono tanti nuclei di palladio quanti di deuterio. Quando i nuclei cominciano a fondere. E questo negli esperimenti fatti all'Enea di Frascati è stato dimostrato. Non appena veniva raggiunta la soglia si produceva calore e lo spettrometro di massa rivelava tracce di elio. Quindi il nucleo non ha più bisogno di spezzarsi, si raffredda cedendo questa energia al campo elettromagnetico, il quale la ripartisce tra tutti gli atomi, gli elettroni, per cui nessuno diventa nuclearmente sensibile, quindi non si produce radioattività. Il prodotto finale è l'elio, che è una sostanza assolutamente non inquinante, perché non solo non è radioattivo, ma non è neanche chimicamente attivo, quindi non fa reazioni chimiche. In alcuni esperimenti fatti da Fleischmann e in altri esperimenti fatti qui a Milano sotto la direzione di Giuliano Preparata, che è stato il nostro leader e che ci ha lasciato, per cui si poteva arrivare a potenze dell'ordine del kilowatt per centimetro cubo di palladio. Le quantità effettive di potenza che venivano prodotte stavano nell'ordine dei milliwatt o delle centinaia di milliwatt, che è abbastanza però per fare una pila per quei congegni elettronici che si usano. Che il principio fisico è vero, è stabilito. Adesso, perché bisogna superare questi ostacoli, l'energia così grande prodotta dalla fusione nucleare dissesta la struttura cristallina del metallo, del palladio, il quale dopo un po' non è più buono. In principio non si consuma. Certo, si dissesta, però il cristallo dissestato può essere ricostruito. Dato che si produce molta energia in principio, uno può anche detrarre da questa energia l'energia necessaria per rifondere il palladio e ricostruire il cristallo. Il secondo punto è che non si è ancora riusciti a caricare di deuterio pezzi macroscopici di metallo, di palladio. Quello che è stato acquisito è che il fenomeno naturale, che consiste nel fatto che a temperatura ambiente i nuclei di deuterio fondano dando luogo a nuclei di elio, è ben verificato. Cioè il fenomeno naturale esiste. Quello che resta da capire è quali sono i modi pratici per realizzarlo. Una ricerca a basso costo, non ad alto costo. Tant'è vero che le ricerche finora sono state fatte senza finanziamenti, usando gli scarti di laboratorio praticamente. Mentre nella fusione calda il break-even non è stato ancora raggiunto, cioè l'energia, cioè non hanno detto, anche quando ci fu l'esperimento su cui i giornali fecero un grande fracasso dell'esperimento fatto in Inghilterra al JET, in cui erano stati prodotti 2 megawatt di energia, non hanno detto che ne sono stati consumati 20 per produrre 2 megawatt.
Invece nel nostro, nella fusione fredda il break even è realizzato. Il rapporto tra energia prodotta e energia immessa è dell'ordine di 3 a 1. Per diventare industrialmente accettabile deve arrivare a 10 a 1. Non solo la fusione fredda, molte scoperte già fatte, per esempio Tesla 80 anni fa scoprì un modo per trasmettere l'energia elettromagnetica senza fili, e questo fu l'origine della sua disgrazia, perché le banche, che fino a quel momento lo avevano aiutato, lui è stato il fondatore della Westinghouse, una grande compagnia, le banche gli tagliarono i fondi dalla sera alla mattina. Perché? Perché siccome se uno trasmette l'energia senza fili, il contatore dove lo mette? E quella è l'energia adatta per una società che si fonde sul regalo, non che si fonde sulla vendita. Finché il prodotto si deve vendere, uno deve garantire che il prodotto resti nelle mani del venditore fino a che il compratore non ha pagato. E questo in quel tipo di tecnologia è impossibile, per cui non si doveva affermare, per cui quella invenzione è sparita. In qualche modo anche queste nuove scoperte incontrano un po' la stessa difficoltà, perché qual è il risultato? Che fanno spendere troppo poco, cioè danno luogo non a... Quali sono i ritrovati, le innovazioni tecnologiche che vengono ammesse e hanno successo? Quelle che danno luogo a un incremento della circolazione del capitale. Si parla di reattore a sicurezza intrinseca, nel senso che si rende più difficile l'accadimento di un incidente come quello di Chernobyl, ma quello già era un evento raro che è derivato dalla stupidità umana. Ma non è quello il peggiore, cioè è stato un fatto spettacolare Chernobyl, ma non è l'elemento più grave. Cioè probabilmente in Inghilterra, in America, ci sono stati moltissimi morti. Il guaio del nucleare è che non produce il morto istantaneamente, cioè non è come un colpo di pistola, cioè io sparo il colpo di pistola e lei cade stecchito. Allora c'è subito la connessione di causa e effetto. Ma se io ho la radioattività, io adesso produco l'evento nucleare, tra 10 anni quello muore, e allora il critico può sempre dire ma chissà di che è morto, ma è morto. Quindi, quando si dice che l'industria nucleare non ha fatto morti, si dice una grande menzogna. Cioè, perché ha fatto morti immediati solo nel caso di esplosioni nucleari militari, in cui si liberava tanto di quell'energia che i poveretti cadevano stecchiti e poi del resto morivano poi altri più lentamente nel tempo. Con l'industria nucleare pacifica invece ho soltanto la categoria dei morti che... E vi porto solo un esempio. Quando negli anni 50 vennero fatti i sottomarini nucleari, tutte le due principali marine, cioè l'americana e quella sovietica, fecero una grande pressione sui giovani ufficiali perché si arruolassero nel corpo dei sottomarini, dicendo l'arma del futuro, una grande carriera, e quindi tutti i giovani più ambiziosi si arruolarono lì. Quindi si può presumere che erano i giovani con i titoli più alti, eccetera, eccetera. Benissimo, se oggi vado a vedere la composizione degli stati maggiori di queste marine, di ammiragli che abbiano prestato servizio sui sottomarini nucleari, non ce n'è neanche uno. Perché? Perché non sono stati promossi? La risposta è macabra, perché sono tutti morti. Si dicono cose terrificanti su che cosa è accaduto attorno agli impianti e alle centrali nucleari britanniche. Questo è un tema su cui c'è una censura colossale. Adesso questi di nuova generazione sono reattori in cui questi aspetti sono più tenuti sotto controllo, non vuol dire ci mancherebbe altro. Però resta in piedi il problema dei rifiuti e dello smantellamento. Quello non varia. A me sembra che rispetto all'energia il problema più importante di tutti è l'inefficienza delle tecnologie finora sviluppate rispetto all'uso dell'energia. Cioè, per realizzare un dato obiettivo si consuma molto più energia di quella che potrebbe essere consumata. E faccio un esempio. Prendiamo un peschereccio che consuma un sacco di nafta per mantenere una velocità, poniamo, di 10 nodi. Bene, lo squalo consuma di gran lunga meno energia per unità di peso. Può essere qualcosa come 100 volte più piccolo. Adesso, è possibile per la tecnologia umana imitare lo squalo?
e produrre metodi di locomozione così fatti. In realtà già tecnologia vigente sarebbe possibile, per esempio fin dagli anni 30 esistono i brevetti per avere motori di automobili che consumano un litro ogni 100 km. Tra parentesi, suggerimento, la più spettacolare manifestazione energetica che accade sulla Terra, che sono i fulmini, no? L'energia, che è gigantesca, prodotta da un fulmine, ha come origine goccioline d'acqua e aria, nient'altro. Possiamo provare ad addomesticare il fulmine? Così come l'assemblea collettiva dei nuclei di deuterio è capace a temperatura ambiente di dar luogo alla fusione nucleare, l'assemblea collettiva delle molecole d'acqua all'interno delle goccioline è capace, in opportune circostanze, di tirar fuori quasi gratis tutto un mare di elettroni. Adesso, se noi fossimo capaci di utilizzare questo usando come materia prima non il palladio e neanche il deuterio, che sono materiali costosi, ma l'acqua, che non è un materiale raro, con l'eventuale partecipazione anche dell'aria, che neanche lei è un materiale raro, e otteniamo l'energia che normalmente è l'energia dei fulmini, e questa è una bella energia. Secondo me la prima cosa da fare è migliorare la tecnologia a valle. Ecco perché a me, anche se ci ho lavorato, tutti gli entusiasmi sulla fusione fredda danno un po' fastidio, perché invertono il processo. Per me quindi la più importante rivoluzione energetica da fare è il taglio drastico dei fabbisogni energetici, da ottenere non, come naturalmente in malafede si dice, facendo i Savonarola, cioè tagliando i bisogni, no, soddisfare gli stessi bisogni con una quantità di gran lunga minore. Quando questo obiettivo è raggiunto, il problema delle fonti di energia diventa di gran lunga meno grave, perché in ogni caso, qualunque fonte di energia si usi, se ne dovrà attingere a questa fonte di energia di gran lunga meno. Anche se paradossalmente uno rimanesse nell'ambito del petrolio, consumare un settimo dell'attuale quantità già sarebbe un risultato gigantesco, che sorpasserebbe di gran lunga tutte le richieste di Kyoto.